davvero una celebrazione di ringraziamento. Di ringraziamento per una casa così piena di memoria, di storia, di bellezza, dove le immagini aiutavano e ancora aiutano a comprendere i misteri dell'amore di Dio e della storia di Dio con gli uomini, e quanto dobbiamo far parlare questa bellezza. E credo che lo sforzo, ringrazio tanti, in particolare Don Stefano con Arte e Fede, che cerca proprio di aiutarle a far parlare, come deve essere il motivo per cui questa bellezza ci è stata trasmessa, a farla parlare oggi per degli occhi e dei cuori molte volte incapaci di nuovo di leggerla, di capirla, distratti da tante immagini che sanno così poco contemplare, far parlare questa storia, questa bellezza. Credo che un maestro di questo sicuramente Don Giuseppe Stanzani, ed è occasione anche proprio per ringraziarlo tantissimo per la sua generosità, per la sua attenzione, per la sua sensibilità con cui è sempre stato disponibile, e credo che lo farà senz'altro volentieri anche per fermarsi, per scoprire, credo, i tanti tesori che questa casa contiene e ci offre, e che quindi abbiamo il dovere di offrire alla nostra generazione, non soltanto con un restauro così importante, così bello come quello che oggi ammiriamo, ma anche farlo parlare con la nostra presenza, con una comunità che accoglie, e anche con quella catechesi, con quella spiegazione che questi tesori richiedono. Ringraziamo perché questi 7 anni ci riportano al terremoto, e noi molte volte dimentichiamo le difficoltà che hanno segnato la nostra storia recente, come quella quelle terribili scosse che hanno segnato un'intera zona, e anche in particolare questa casa, rivelando qualcosa che altrimenti sembra impossibile, cioè la nostra fragilità. È stato in maniera così evidente in tanti paesi, in tante cittadine della campagna, e ha rivelato la fragilità di una casa che altrimenti sembrava come così sicura. E guardate che in questo c'è sempre anche qualcosa che ci aiuta a capire la nostra fragilità, ad avere attenzione, ad essere consapevoli della nostra fragilità, e credo come sia stato il grosso del lavoro di questa casa, per dare di nuovo sicurezza, stabilità, forza. E ci chiediamo, ma questo non è anche così sempre per resistere alle tante forze, a quei tanti venti? Vi ricordate la casa fondata sulla roccia, quei venti, quei fiumi che rivelano anche la nostra debolezza e che richiedono sempre di radicarsi su quell'unica pietra, su quell'unica stabilità che è la parola di Dio, che è la promessa del Signore per gli uomini e per questa casa che vuole essere fondata su di Lui. Ringraziamo allora, e ringraziamo perché la ritroviamo, credo, per me insisto, è la prima volta, ma la ritroviamo con offerta in una maniera direi nuova. Come spesso avviene, per esempio, la luce permette di ammirare qualcosa che altrimenti restava nascosto. E anche qui, questa luce, e credo che farà senz'altro Don Rino, lo ringrazio anche per, ovviamente, per questi anni, per tutto lo sforzo, la pazienza, l'insistenza e anche il gusto, la sensibilità con cui ha saputo raccogliere la competenza di tanti
e alla fine li ringrazieremo tutti quanti, nel ridare per esempio luce. E anche qui ricordiamoci che la casa del Signore richiede sempre la luce della nostra fede per renderla attraente, perché i tesori nascosti si possano mostrare, perché tutto parli della gloria del Signore anche attraverso quella luce che il Signore ha acceso nel nostro cuore e che non dobbiamo tenere nascosta, che non può restare sotto il moggio, ma che deve essere in alto per illuminare tutta la casa. Queste luci ci ricordano che c'è sempre in quell'edificio spirituale che siamo chiamati a costruire e anche di cui dobbiamo essere contenti di far parte, perché c'è certamente anche la costruzione, ma c'è anche la consapevolezza della grazia di far parte di questa famiglia, di essere accolti in questa casa, che questa casa è anche la nostra, è anche una casa che apre la sua porta, le sue porte, non più soltanto al quartiere che la circonda, ma per certi versi ancora di più a tutta la città. Ecco, e proprio infine l'ultima considerazione è proprio il ruolo delle chiese del centro storico. Questa era una chiesa collegiata, lo ha ricordato Don Rino, e la chiesa di Bologna cerca di non perdere nessuna delle comunità, perché tutte le comunità, le più piccole, le più grandi, sono importanti, di collegarle di più tra di loro e di creare appunto delle chiese collegiate che raccolgano le tante parrocchie per uno sforzo rinnovato di aprirsi, di attrarre, di donare la luce che il Signore ha acceso nel nostro cuore, in cui appunto le comunità, le parrocchie più piccole e più grandi trovano nella comunione, nell'essere collegati, quindi in quel legame di comunione, trovano un nuovo impulso per aprirsi, per comunicare il Vangelo, per raggiungere quella grande messe che, a cui il Signore ci manda e che è il senso della nostra casa. La nostra casa non sarà mai un club. La casa del Signore non sarà mai qualcosa di separato dal mondo, è molto separata dal mondo e allo stesso tempo è aperta sul mondo, come siamo chiamati a essere ognuno di noi, non del mondo ma nel mondo, una casa in cui non vince il principe di questo mondo, ma l'amore del Signore che ci viene affidato, a cui siamo affidati. Quindi una casa che, come tutte le case del centro storico, sempre di più chiamate, come tutte le comunità, le parrocchie della nostra chiesa di Bologna, sempre di più a pensarsi insieme, ma per essere ancora più aperte, per essere ancora più capaci nell'aiuto, nella solidarietà, nella comunione reciproca, di annunciare il Vangelo a tanti e di attrarre tanti con la presenza del Signore. Un'ultima considerazione, una casa in cui troviamo il cuore, ci prepariamo al cuore e proprio la celebrazione di oggi è proprio in onore della Nostra Signora del Sacro Cuore. Quanto è vero che nella casa del Signore, sia come luogo, sia come edificio spirituale, ritroviamo il cuore, troviamo il cuore, ci è offerto quel cuore di Gesù, quel cuore di Maria, sua madre, che si pensa interamente con Lui e che ci dona a noi che tante volte viviamo senza cuore, perché gli affanni per sé ci possono far sembrare pieni di sentimenti, ma molte volte ci impoveriscono in realtà. Molte volte, anzi, ammalano il cuore, lo rendono incapace di svolgere il suo ruolo, che è quello di andare verso gli altri,
E quando al contrario viviamo per noi stessi, il cuore si ammala. Ecco, questa casa dona vuole donare cuore alla comunità che qui si ritrova, si ritroverà, ai tantissimi che in tanti modi cercano un po' di cuore, qualche volta in una vita, in una città degli uomini che sembra così segnata dal rancore, dall'indifferenza, dal non fermarsi a guardare l'altro, ad ascoltarlo, in cui gli affanni davvero inaridiscono il cuore, in cui la paura fa tenere nascosti i sentimenti del cuore. Qui li troviamo largamente donati da questa madre che, come abbiamo ascoltato dal profeta, non smette di donarci la sua delizia, di farci parte dei suoi sentimenti e di consolarci come quella Gerusalemme nella quale pienamente sperimenteremo la consolazione del Signore. Ricordiamoci che questa madre starà sempre vicino alla sofferenza degli uomini. Sotto la croce c'era Maria e Giovanni, questa madre e noi che sentiamo l'amore del Signore per la nostra vita, questa madre che ci è affidata, questa è tua madre. E il Signore l'affida a ognuno di noi. Non viviamo mai nella casa del Signore da estranei, non trattiamo la madre del Signore da spettatori, è la nostra, è affidata a noi, come Maria a Giovanni. Ma anche ricordiamoci che nessuno di noi è solo, ma è sempre affidato a questa madre. Siamo degli uomini che non perdono la madre, che la ritrovano e anche di cui devono farsi cura, di cui possono farsi cura. È una gioia essere figli di questa madre ed è anche una gioia poterci prendere cura di questa madre, restaurandola sempre, rafforzandola con la nostra fede, illuminandola con la nostra fede, riempiendola del nostro amore. È una gioia essere suoi e che lei è nostra. È la gioia dei cristiani che non diventano mai orfani e che trovano cuore e che vogliono donare tanto cuore alla città degli uomini e soprattutto a chi ne ha più bisogno, a coloro a cui la vita sembra non essere interessante per nessuno, per quei tanti per cui non c'è cuore, quei tanti che non sono padroni di sé, quei tanti anziani a cui la debolezza spoglia della speranza, della dignità, che qualche volta sono lasciati nell'abbandono, nella solitudine, che è il peggiore abbandono, quei tanti che cercano cuore nelle loro ferite. Ecco, aiutiamo questa casa a donare tanto cuore a tutta la città di Bologna, qui in tanti modi passano tantissimi, unita al Santuario della Pioggia, altro luogo di grande accoglienza, quanto le case, le chiese del centro possono essere dei luoghi di cuore, di ascolto, di silenzio, di sentire il cuore di Dio e il cuore di questa madre che è per noi e ritrovare, come quando si è a casa, ritrovare un po' chi si è, risentire l'amore del Signore per la nostra vita e, come ci è chiesto, di trasmettere questo cuore e questi sentimenti a tanti che ne hanno sete, ai tanti che li cercano. Ringraziamo il Signore per il dono di questa storia e anche qui tutti noi ereditiamo tanta storia. Il nostro problema è quello di renderla sempre luminosa. Questa è la casa, la Chiesa del Signore è questa. A noi è dato di renderla luminosa perché gli uomini di oggi possano contemplare in essa
la presenza di sempre dell'amore di Dio in mezzo agli uomini. E così sia.